Andiamo adesso alla conferenza stampa di un nuovo film, 31 gradi Kelvin. Seguitemi. Io ti dico pettino. Ma vuoi sapere la verità, ma? Meglio che muoro. A posto mi chiede una volta solo, c'è pizzecchio. Maria, sai che mi piacesse fare? Giocare pallone. Ma no, giocare pallone in Serie A con Palermo. Giocare sempre pallone. Tito, come c'è, sì, come si spiega anche nel pressbook, lo zero Kelvin viene indicato in fisica per, appunto, per indicare lo zero assoluto, che sarebbe la, viene considerata una temperatura ipotetica in cui non ci può essere possibilità di vita per nessun essere vivente. Corrisponde a circa meno 273 gradi centigradi. E il nostro 31, i nostri 31 gradi Kelvin sono appunto un po' di più dello zero assoluto. Come dire, appunto, che in queste condizioni ci può essere possibilità di sopravvivenza, ma non di vita vera e propria. Siamo stati in Francia a due festival, quindi confrontandoci sia con il pubblico che comunque anche con le giurie, i critici, diciamo, insomma, gli esperti, penso che la maggior parte delle cose che volevamo dire siano arrivate. Questo qua, quello che ha scritto, insomma, Whispear, l'interessante esordio di Calvaruso si fa notare per un registro dove la denuncia e la tensione morale non sacrificano la poesia. Già maturo nella caratterizzazione dei personaggi e soprattutto sicuro nello stile, il regista ci presenta una Sicilia inconsueta, popolata di gioventù precaria sotto un cielo plumbeo. Nel film non c'è alcun cedimento al fascino facile della grande isola mediterranea. La sua visione pessimistica della realtà non consola, ma fa partecipare lo spettatore sgomento al genocidio di una generazione. Bella tosta. Ma quando torni al tuo paese, tu pensi che posso venire con te? Io non posso tornare al paese, loro non possono venire qua. La mia figlia sta crescendo lontano da me, sa cosa significa? Non godo più la vita. Da quasi 5 anni mi trovo in Italia qua. Ero in Francia e poi il mio destino. Sto seguendo il mio destino. E così io sinceramente mi sono divertito un sacco. È un'esperienza nuova, però fare l'attore in questo posto proprio in quel... Significa che sto facendo la mia vita reale proprio. Sì. Abbiamo girato comunque tutto nel Trapanese, fra Alcamo e Castellammare, il Golfo, la maggior parte. E poi sì, un paio di giorni a Trapani, anche a Buseto, però la maggior parte fra Alcamo e Castellammare. Il pessimismo c'è, ovvio che ci sia, perché comunque questo è il tempo che viviamo, quindi cercando di raccontare il nostro tempo penso sia difficile non raccontare questo, cioè non essere, non trasmettere pessimismo, però non penso che con la seconda parte comunque i finali siano pessimistici, anzi sono tutti abbastanza aperti, sia quello delle ragazze, il loro e quello magari più positivo. Mi sono molto rivista nel mio personaggio, io studio davvero giurisprudenza, è davvero per vivere, lavoro in un locale, faccio la cameriera in un locale, perché altrimenti non potrei studiare. In sostanza è questo la sintesi, quindi più che pessimistica come visione la vedo piuttosto realistica. Cioè, o quantomeno, poi tutto dipende ovviamente dal punto di vista con cui tu guardi tutto, perché io non sono mai pessimistica nella vita, sono insomma sempre pronta a darmi da fare e andare avanti, a cercare di dare sempre il massimo.